È preoccupata dopo la rapina che è stata fatta l'altro giorno a Livri di San Buceto? In realtà penso che sia tutto, spero, sotto controllo, quindi sì, la preoccupazione del momento. Vabbè, quella sera sì, c'avevo paura. Non ce ne siamo accorti qua noi. Non ho saputo niente fino a ieri sera. Succede dappertutto, adesso qua è un piccolo paese, è la prima volta, ma succede dappertutto, le rapine le fanno dove stanno i soldi. Sicuramente è stata una sorpresa, noi eravamo tutti nelle nostre case. Vedendo la partita praticamente non me ne sono accorto per niente. Quale rapina, scusa? Un macello comunque. Naturalmente i soldi buttati dentro una stanza, vicolo trattore, apri il muro e prendi i soldi. Se c'erano sistemi di sicurezza adeguati non rubavano soldi. Io ho 79 anni, non sto a pensare, mi preoccupo per i giovani. Non ce l'aspettavamo, è stata proprio qualcosa di inaspettato, di molto inaspettato, sì. È preoccupante questo episodio secondo voi? Per me sì, penso di sì. Come ha fatto quel può fare anche altre cose, penso. Mi sento sicura perché ci sono tanti vigili per tutte le strade. I vigili non ci stanno mai. Qua ci sta benissimo. A San Buceto fondamentalmente è sempre stata tranquilla. È tranquillo, è un comune tranquillo. Mo' è successo purtroppo con questi tempi che corrono. Per fortuna non ci sono stati feriti e nessuno si è fatto male, questa è la cosa principale. È la prima volta che si vive una situazione del genere qui. Qui è pieno di delinquenti. In aumento questi cavoli di rapine. Purtroppo speriamo che non sia una cosa di tutti i giorni. La cosa più logica per un comune come questo, dove c'è un centro commerciale veramente importante, sia monitorizzare con telecamere, solo che qua le telecamere l'amministrazione le mette ai semafori per fa cassa. Ezio Chiacchieretta, vice sindaco del comune di San Giovanni Teatino, all'indomani, insomma, di questa rapina, qual è la situazione, l'aria che si respira in città? Beh, sicuramente è stata una grossa sorpresa perché questo è un territorio sicuramente terminale di parecchi movimenti economici, quindi degli grossi interessi, abbiamo tutte le grandi marche commerciali, quindi è un territorio da questo punto di vista ambito. Però dal punto di vista della criminalità finora siamo stati oggetto solamente di piccola criminalità organizzata, di ragazzi, ma tra l'altro anche sporadica, quindi un evento così eclatante e importante di questo tipo da queste parti non si era mai verificato e quindi ha gettato un po' di sconcerto ovviamente sia nella cittadinanza e preoccupazione. Per chi di queste cose se ne deve occupare, come le forze dell'ordine, chi ovviamente adesso ha il compito di tenere attenzionato quest'area che si è dimostrata può essere veramente ambita da grosse organizzazioni criminali. Ma cose di questo genere, così grosse, qui a San Giovanni Teatino non se ne ricordano. No, qui eventi di questo tipo non ce ne sono mai stati. E si tratta veramente di un'azione su cui veramente si può scrivere una sceneggiatura di un film perché è stata così talmente capillare, così talmente fantasiosa e organizzata nei minimi dettagli. Quindi abbiamo capito che si ha a che fare con organizzazioni che hanno nel loro DNA questo tipo di azioni. Se a questo colpo hanno lavorato 20 persone e hanno rubato solo 4 milioni di euro, penso che alla fine gli è andata male. Un colpo del genere per 200.000 euro, cioè sinceramente non ci compri più, manca nemmeno un appartamento per 200.000 euro, a che serve? Quindi è andata male per i ladri.